un'esperienza unica, lo scenario, la compagnia con questi bambini, l'accoglienza che ci ha dato la presidenza della Repubblica in questo posto stupendo ha creato un'occasione non solo per noi, ma soprattutto per i ragazzi che ci stanno seguendo in questa prima esperienza in quest'area, è stata davvero una cosa molto emozionante. Abbiamo con noi 23 bambini, abbiamo puntato al campo sull'inclusione, abbiamo puntato al campo sulle buone pratiche di protezione civile, abbiamo puntato a far conoscere a questi ragazzi il più possibile tutte le istituzioni e tutte quelle che sono le componenti del nostro sistema di protezione civile. Siamo come ProCiv Italia Nazionale estremamente entusiasti di quanto è successo e di quello che ci è stato messo a disposizione. Buongiorno, mi chiamo Giulia Bonella e sono il capo del servizio tenuta presidenziale di Castel Porsiano. L'iniziativa che la Protezione Civile ha proposto al Segretariato Generale si svolgesse qui in tenuta è assolutamente in linea con tutte le attività e le strategie di apertura al pubblico delle sedi della Presidenza della Repubblica. Questa settimana stiamo ospitando il campo Anch'io sono Protezione Civile, che permette ai bambini presenti, 23 bambini in tutto, di essere seguiti costantemente dai volontari e dal Dipartimento della Protezione Civile in un percorso di avvicinamento alla natura e di cura di quello che deve essere inteso come un bene collettivo. Il segretariato è assolutamente aperto a queste iniziative. Qui a Castel Porsiano si svolgono costantemente visite durante tutto l'anno, accogliamo quindi l'ampio pubblico, le scuole di ogni categoria, le università con i ricercatori, gli anziani e i disabili con i progetti specifici seguiti dal servizio coesione sociale. Allora, qui facciamo molte attività, ad esempio ieri sono venuti i pompieri, quindi i vigili del fuoco, e oggi siamo andati dai corazzieri, invece sempre ieri siamo andati dai carabinieri cinofili, abbiamo visto cani, ognuno aveva la sua funzione, alcuni per cercare le bombe o per difendersi dai ladri. Ci troviamo molto bene in questo campo. Abbiamo visitato il mare e ho conosciuto tante persone. E a me mi piace tanto lui, e io mi chiamo Martina e lui è Zeno. Vai. Grazie. L'Associazione Italiana Persone Down di Roma ha avuto l'opportunità di partecipare a questo progetto in questa splendida cornice di Castel Porsiano e i molti aspetti innovativi si riscontrano soprattutto nelle attività sia di tipo formativo che di tipo ludico. E quello che possiamo dire che già dai primi giorni è che stiamo riscontrando comunque dei risultati o comunque delle dinamiche parecchio affascinanti.